Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che sarebbe il primissimo per me. Allora, oggi parliamo di Doctor Strange 2, ovvero nel multiverso della follia. Allora, non so se tutti quanti voi avete visto il film, io l'ho visto più volte, devo essere sincero, mi è piaciuto parecchio e non so chi ha preso parte all'evento che c'è stato qui a Milano mi pare dal 4 al 9. O 7, non mi ricordo, comunque sono andato il 7 di maggio. Praticamente era un'esposizione a stanze, diciamo, del film, cioè tu ti giravi dentro questo locale dove c'erano sostanzialmente 5 stanze in cui c'era una rappresentazione, una ricostruzione di un determinato set cinematografico proprio del film. Io ho ripreso un po' qua e là, ho fatto delle fotografie e mi piacerebbe tanto condividere con voi quello che ho vissuto io. Mi sono divertito tantissimo, se devo essere sincero. E ho pensato, perché non mettere un video su YouTube dove poter mostrare a voi, chi comunque sia non ha vissuto in prima persona l'evento, o riviverlo per chi l'avesse comunque sia vissuto, ciò che ho visto io e ciò che ho vissuto io in quel determinato istante in cui mi trovavo dentro questo sorta di auditorium. Adesso non so esattamente cosa sia, però era un qualcosa con diciamo una sorta di percorso fatto a stanze, 5 stanze se non erro, dove c'erano le rappresentazioni del film, ma forse così a raccontarvelo non rende tantissimo, quindi vi faccio vedere un po' i filmati e delle fotografie che ho fatto in quel momento, e ci vediamo magari dopo il video, va bene?
Eccoci tornati qui, ragazzi. Allora, non so se avete visto, diciamo, se avete scorto come me tutte le sfaccettature delle vari momenti, varie stanze di questo percorso. Per quanto mi riguarda, viverlo al momento, secondo me, è stato un qualcosa di veramente eccezionale. Io mi sono, a parte divertito, ma molte cose tipo mi hanno veramente colpito. È un po' come tornare bambini, hai quell'essenza, quella sensazione che provi quando da bambino entri in un mondo che diciamo non è reale. E quindi un po' lo stesso effetto che ti fa Disneyland, un po' più piccolo, però questo è un altro discorso. Magari prima o poi vi porterò anche qualcosa di Disneyland, visto che esattamente il 7 marzo del 2020, proprio quando c'è stato il boom del Covid, io in quel momento ero proprio a Parigi e mi stavo godendo la mia vacanza con i miei genitori a Disneyland Paris. Quindi, non lo so, magari vi porterò anche qualcosina di Disneyland. Fatemi sapere sotto, magari nei commenti, se vi farebbe piacere. E ricordatevi magari di supportarmi iscrivendovi al canale e mettendo magari un pollicione in su, che comunque sia non guasta mai. Se vi è piaciuto il video, ovviamente. Spero che comunque sia vi sia piaciuto. Che dire, magari ci vedremo in un prossimo video. È arrivata pure la Topolina a salutare. E che dire, ragazzi, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Come vi ho detto prima, magari se mi supportate, nel futuro porterò altri contenuti. E niente, ci vediamo al prossimo video, vero? Saluta. Ciao, ragazzi.